Io sono Orlando. 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 Nazarè, ma il vero Orlando sono io, mica sei tu. Quindi siamo tutti felici perché comincia di nuovo l'Orlando Curioso. Mi fa piacere per Nazarè in Orlando perché è un suo format sul quale lui ha investito tantissimo. Purtroppo lo sappiamo benissimo che il merito e il successo della trasmissione e della regia non certo il suo, che sta là a dire cose che più delle volte non hanno senso. Però ne prendiamo atto e spero anche di essere il prima possibile, insomma, anche ospite di Nazarè in Orlando. E ancora una volta per ribadire grazie alla regia. Non è che c'è bisogno di fare un'interrogazione parlamentare e portare, insomma, alla conoscenza di tutti anche questa situazione, è gravosa, insomma, a livello ambientale, culturale. Vabbè, lui si ostina a pensare che sia lui, insomma, il mattatore di questa situazione, però si sa benissimo che è la regia quello che fa tutto, però facciamogli credere che ciò è così, in modo tale, insomma, anche vista l'età, è giusto, insomma, che vada assecondato. Partiamo malissimo. Salve, come state? Buonasera a tutti. Cambiatevi il maglione. Così capisce subito di che pasta siamo fatti, sia lui che quelli che sono dall'altra parte. La guerra continua, disse Badoglio. E poi sappiamo come è andata a finire. Buonasera, questo è l'Orlando Curioso, canale 625 Lab TV. E io direi di partire prima con un pezzo che apre un poco tutto lo squarcio su quello che... Ma partiamo. Sanno di che parlo, da un anno cerco di spiegarlo. Il super bonus è un'occasione che lo Stato ci sta dando. Scusami ma ci credo tanto, possiamo fare il doppio salto. Con i cappotto e la caldaia, i classi A vi sto portando. Buonasera signori e signori, condomini cari. Vi conviene autorizzare i lavori, vi conviene stare zitti e buoni e chiamare i fabbri muratori. Troppi inverni abbiamo avuto freddo, d'estate caldo con la testa fuori, sguardo in alto tipo scalatori, mettete sta firma, cominciamo i lavori, sono fuori di testa, non mi fare l'amore, quanto prezzo ci costa, questo chilo m'adora, sono fuori di testa. Super bonus, zitti e basta. Dunque, partiamo subito con questa nuova edizione dell'Orlando Curioso. Mi tocca fare due cose. Salutare prima gli affezionati che in questo periodo ci hanno richiesto di ripartire. In particolare Gina e Antonio, che quest'anno faranno da nostri inviati nei quartieri per la città e ci diranno le cose che vanno e che non vanno. Già ci hanno detto che hanno preso almeno un centinaio di cose che non vanno, ovviamente, che vanno ancora non ci risulta. Poi Francesca, Enrico, Valeria, Luigi, Mariella, Flavia, Rosanna, Manolo e in particolare Francesco, che ci ha pedinato. Io lo saluto perché è veramente un grande fans. Ora, detto questo, noi stasera partiamo in modo molto particolare. Abbiamo già in linea il nostro ospite, prima ci segue un poco per capire anche il clima di questa trasmissione, un po' sui generis, ma è stato sempre questo, scusate la voce, ma si urla spesso anche inutilmente. Invece quest'anno non urleremo, faremo di più. Allora, tra non molto, proprio su questa emittente, ricordatevi che qualunque cosa io dovessi dire, la colpa e le responsabilità sono della regia, ma soprattutto dell'editore. Quindi io sto a posto, se volete fare denunce, fateli pure. Allora, io parto in un modo desueto. Ho un libricino che si chiama Pillole per pensare e
faccio una cosa che farò in tutte le trasmissioni. Apro a caso e dalla frase che emerge scaturisce la trasmissione. Non è vero un tubo, ma noi abbiamo deciso di fare così. Il libricino è di un tale, una sorta di santone in giallo rosso, uno che vive in un'isola molto molto particolare sul Viale Atlantici, Enzo Gravina. Enzo Gravina tra qualche giorno diventerà della grande famiglia di Lab e vedremo il suo programma che si intitola Gravinando. Stanno costruendo la sigla e tutte le altre cose, per cui per il momento io lo ringrazio, lo saluto e apro Pillole per pensare. Pillole per pensare. Qui ho le repliche, dopo vi devo ricordare a che ora ci sono le repliche. Dunque, scegliamo una frase. Oppo, cerca di trovare la tua felicità nella tua solitudine. Non è facile, cioè, sembrerebbe banale, ma in effetti cercare la felicità è veramente una operazione difficile, è una sorta di viaggio difficoltoso. Tutti noi cerchiamo la felicità, però probabilmente non sappiamo esattamente cosa è veramente per noi la felicità. Quindi faremmo bene a chiarirci un po' le idee prima e poi probabilmente il percorso sarebbe più facile. Invece noi siamo spesso confusi, soprattutto in questo periodo. È stata dura, ragazzi, è stata molto dura, però io vi ricordo che potete chiamarci al 379-1482-284 per parlare con noi. Dite sempre che volete dire qualcosa, che volete incazzarvi, fatelo attraverso la nostra emittente. Chiamateci, vi daremo uno spazio, vi intervisteremo, vi faremo venire qui. Ora forse probabilmente si allargano le maglie e quindi questo sarà possibile. Allora, per entrare esattamente in quello che ci siamo detti nella nostra solitudine, io ricordo che le due frasi che ci hanno tartassato in questo periodo dall'inizio erano andrà tutto bene e non mi sembra sia andato proprio così e poi ne usciremo migliori. Ma secondo voi ne siamo usciti migliori? È cambiato qualcosa? A me pare che il presidente sia rimasto lo stesso, che Sanremo abbia dato dei risultati scontati e che le guerre purtroppo ci sono ancora, non ne siamo usciti migliori. Vediamo un poco chi ha creato tutto questo pandemonio, chi si è messo d'accordo perché tutto andasse così. Codificare un genoma per tutto il mondo che combina le caratteristiche genetiche di tutti e tre i ranghi in questi 15 super ranghi geneticamente modificati. Ma cosa gli prende? Ti senti bene? Ti senti meglio? Qualche cambiamento? Sempre uguale. Adolescenti, c'è pesto ormonale, non cambiano mai. Voglio camminare, sole sulla faccia. Tornerò a cantare sotto il suo balcone quando lei si affaccia. Questa notte finisce, che facciamo tardi e torniamo a casa a piedi. Abbracciami forte per tutte le volte che non hai potuto ieri. È il suono delle tue pesate, è il primo giorno di una nuova estate. Ho voglia di fare da di rosena, cara o che guantanamera. Voglia di parlare con me che ti spiaccia, voglia di riaverti qui tra mie braccia di una piazza piena, per fare tutto quello che non si poteva. Dance to the rhythm. Io non me lo ricordo. Mozzarella. Ma che mozzarella? Mattarella. Mattarella. Danzarella. 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 Mattarella. Danzarella. 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 Mattarella. Mattarella. Siamo qui a comunicarle il risultato della votazione. Senza nulla a pretendere. In dato odierna. Che siamo noi medesimo. Medesima. Che ho l'onore di consegnarle. Vi mandano questo.
il Parlamento l'eletta Presidente della Repubblica. Bene, bici! Ringrazio i Presidenti della Camera. Alla Camera di Sicurezza ci andiamo assieme? Per la fiducia. Ma perché non ti fidi di me? No. Nel corso della grave emergenza. E qui al momento il tempo stringe. Sul versante sanitario, economico, sociale. E affini! Impongono di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati. E se non raddoppio vuol dire che lascio? E se lascio che raddoppio? Un fico secco? Signor Presidente. Naturalmente devono prevalere su prospettive personali differenti. Dove vorresti andare? No, in nessun posto. Come in nessun posto? Vuoi andarmene? Con l'impegno di interpretare le attese. In cambio del commovente affetto dei nostri concittadini, io ho deciso di costruire a spese mie un magnifico manicomio. Vabbè, facciamo la conta, chi ci deve andare? Per me. E dunque, ci risiamo. Diciamoci la verità. Ci siamo detti ne usciremo migliori, però ripetisco, possiamo inventare, possiamo fare tutto quello che vogliamo. Grazie anche a Matteo che è qui con me negli studi e mi fa vedere dei cartelli per farmi sbagliare perché è stato pagato dalla regia. Allora, Mattarella è rimasto lì, avevate qualche dubbio? Draghi e Mattarella, io mi chiedo semplicemente perché non è stato fatto alla prima seduta, invece di farci vedere questa sceneggiata indecorosa. Abbiamo visto gente che andava, navigava, andava in fondo, era ripescata, nomi, contronomi, per poi tornare a chi? A Mattarella. Stessa cosa il Festival di Sanremo, ma diciamoci la verità, dai, chi non sapeva che avrebbero vinto Mohamed, come si chiama? Insomma, lui e Blanco. Lo dicevano tutti. E quindi noi siamo in una nazione dove accadono delle cose particolari. Per fortuna, dietro al tunnel sembra vedersi la fine della pandemia. Eppure è stata dura. Vediamo un poco di capirci. Vediamo di capire esattamente come è andata con tre punti di vista diversi. Io faccio come a Berlino, si vaccina anche il bambino. Io faccio come in Giappone, va in giro solo col tampone. Io faccio come in Turchia, me faccio i cazzi mia. Io ho il Green Pass che dura 6 mesi. Io ho il Green Pass che dura 72 ore. Io ho il Green Pass di mio cognato. Io faccio il vaccino perché 4 milioni di persone sono morte di Covid. Io farò il vaccino perché 4 milioni di persone sono morte di Covid. Io non faccio il vaccino perché 3 persone sono morte in un incidente stradale. Io mi informo sul sito del Ministero perché mi fido delle istituzioni. Io ascolto il parere dell'OMS perché mi fido della scienza. Io con Paolo Fox mi trovo benissimo. Io ho fatto 2 dosi. Io sto per fare la prima dose. Io a 20 anni sono andato in overdose. De Ziguli. Secondo le mie analisi del sangue ho pochi anticorpi. Secondo le mie analisi del sangue ho molti anticorpi. Secondo le mie analisi del sangue sono morto 2 anni fa. Io posso portare i bambini a scuola. Anch'io posso portare i bambini a scuola. Ora che ci penso devo ancora finire a scuola. Io posso andare al concerto dei Coldplay e stare sotto al palco. Io posso andare al concerto di Ligabue e con la mascherina posso stare in platea. Io posso andare al concerto di Buco. Comunque sì, vedremo come evolverà questo manicomio che è l'Italia dei colori e delle regioni a colori, delle quarantene, 10 giorni, 5, 6, 3. Non ne parliamo più. Pensiamo a fare il nostro lavoro e per quello che ci riguarda penseremo anche a contestare questa spinta a centralizzare le decisioni che proviene dal governo attuale. Guai a noi. Se fossimo oggi nelle mani dei ministeri, l'Italia avrebbe conosciuto l'ecatombe, perché veramente non sono in grado di fare nulla a Roma. E invece lui è in grado di fare tutto, tanto è vero che tra un po' tutti andranno senza mascherina e noi dovremo continuare a portarla. Cose da pazzi, veramente un manicomio. Io conservo gelosamente un tesserino che mi è stato dato dalla regione Campania, cioè dal presidente del mondo, e non si sa a cosa è servito, né quanto è costato, né chi lo ha realizzato. Vabbè, finiamola qui, se no all'editore arriva veramente qualche cosina. E già in rosso e nero, programma che conduco il giovedì insieme a Enzo Colarusso, ci sono dei momenti in cui
ci manteniamo al limite. Chissà, prima o poi veramente arriva qualche querela. Ma un programma senza querele, che programma è? Un programma senza ospiti, che programma è? E invece questo programma ha avuto sempre gli ospiti. Nella prima serie abbiamo avuto 81 ospiti diversi. Stasera cominciamo con la prima ospite. Vediamo se è in collegamento Celeste Mervoglino. Ciao Celeste! Ciao Nazareno, buonasera a tutti. Ciao, Celeste Mervoglino è la responsabile della comunicazione della Solot, che è praticamente la compagnia stabile di teatro di Benevento. Noi abbiamo voluto cominciare con lei per due motivi. Prima di tutto perché la conosciamo, secondo perché ci sta simpatico. E ci aggiungo pure il terzo motivo, perché è interessante parlare in questo spazio. Noi abbiamo sempre parlato delle professioni che possono nascere dall'inventiva delle persone più intelligenti, e quindi ti ho dato anche dell'intelligente. Però prima di fare questo io ti faccio vedere un filmatino che ci apre alla discussione e dopo ci intratteniamo un po'. Va bene. Ciao a tutti, sono Francesca Casali e oggi vi spiegherò che cos'è l'ufficio stampa e a che cosa serve. È un argomento che mi sta piuttosto a cuore, perché nonostante abbia alle spalle più di 12 anni di lavoro in questo settore, credo che ancora oggi mia mamma, nonostante tutte le spiegazioni che io ho cercato di darle, non abbia ancora capito bene che cosa faccio. Quindi ora ci riprovo. Ritengo che sia complesso da comprendere che cos'è e di che cosa si occupa chi lavora all'interno di un ufficio stampa, proprio perché all'interno di tutto il calderone delle communication skills è quella che fondamentalmente sta un po' dietro le quinte. È una competenza, una professionalità che resta un po' nascosta, diciamo, non è proprio in primissimo piano. Ecco, non sei in primissimo piano, però un po' ti conoscono tutti. Ti ritrovi nell'immagine che ci ha dato la nostra amica? Sì, perfettamente, perché è così, è un lavoro che si costruisce innanzitutto con difficoltà. E anche nel mio caso, ad esempio, mia nonna, quando le chiedono ma che lavoro fa tua nipote, rimane zitta, fa non lo so dire. Quindi effettivamente è difficile identificarlo. In effetti tu sei nata nell'ambiente teatrale e poi sì, hai scelto questo settore perché sei skillata per questo, come si usa dire. Sì, e allora sì, sì, prima di cominciare questa brevissima intervista, perché non ti voglio trattenere più di tanto e perché poi prima o poi mi cacciano di qua, quindi ho poco tempo, ci dici un poco i punti salienti del programma di mandato di Conte? No, sto scherzando, sarebbe impossibile. I punti salienti, diciamo, i titoli, le cose che più ritieni importanti della, diciamo così, del cartellone che quest'anno la Solot propone alla nostra città. Allora, innanzitutto quest'anno è l'anno della ripartenza vero e proprio. Dovrebbe, speriamo. Noi ci crediamo, altrimenti ci fermiamo qua. Quindi siccome ci crediamo, questo è l'anno della ripartenza. Ok, sono abbiamo contento. Deciso di... Sei contento? Sì, molto. Anche noi. Abbiamo deciso di farlo a piccoli passi, evitiamo il passo più lungo della gamba. Sei appuntamenti, il primo c'è stato il 15 gennaio e il secondo ci sarà proprio venerdì. La compagnia del Nuovo Teatro Sanità, una compagnia di Napoli, hanno costruito un teatro con le loro forze all'interno di una chiesa del Settecento, proprio nel celebre rione Sanità, e ci portano qui La Rosa del Mio Giardino, che è uno spettacolo che racconta dell'amore impossibile tra García Lorca e Salvador Dalí, quindi queste due grandi personalità della cultura spagnola. García Lorca e Salvador Dalí. Insomma, una sorta di Sanremo ante litteram. Se così vogliamo dire. Diciamo poesia, che forse pittura. Erano un po' più spregiudicati e meno studiati a tavolino quelle storie decisamente, lì. Decisamente. E poi avremo un altro spettacolo molto bello che si chiama Tropicana. Tu ricordi sicuramente il brano Tropicana dei tuoi anni, degli anni 80, del gruppo italiano.
Ebbene, questo spettacolo è stato scritto da un attore emergente che ha vinto addirittura il premio UBU, che diciamo ai nostri amici che è un premio importantissimo in ambito teatrale, il più importante. Quindi un attore drammaturgo che merita attenzione. E ha scritto questo spettacolo che parte proprio dalla celebre canzone Tropicana per poi analizzare un po' il rapporto tra arte e mercato, che è un rapporto delicato, no, se vogliamo. Quanti posti, sì, quanti posti ci sono nella vostra sala? 142 posti. Diciamo pre-Covid o sempre? Pre-Covid ma anche attualmente, perché attualmente la capienza delle sale è al 100%, bisogna però indossare obbligatoriamente la mascherina FFP2 e ovviamente essere muniti di Green Pass rafforzato, quindi quello da vaccino. Gli ho fatto una siringa, si è rafforzato troppo. Eh sì. Super, extra super. Continuiamo, dai. Poi ci saranno anche altri appuntamenti, abbiamo uno spettacolo che si intitola Lampedusa Beach, quindi tratta chiaramente un fenomeno attuale, una sola attrice in scena, è un monologo, una superstite, diciamo, che racconterà un po' anche in qualche modo il peso di sopravvivere a differenza di altri. Poi avremo uno spettacolo particolare, perché lavora diciamo molto su una tematica delicata che è un po' quella dell'electroshock therapy, quindi... Io questo spettacolo ho una lista di persone da prenotare. Da invitare? Sì, per fare le prenotazioni, sia interne alla TV sia esterne. Sì, e poi chiudiamo con un grande, chiudiamo con Enrico Bonavera, che immagino tu conoscerai, certo. L'Arlecchino del Piccolo di Milano, e dedica uno spettacolo al vino, si chiama proprio Il vino e suo figlio, il vino come rito, vedo che tu, infatti no, non lo sapevo, no, altrimenti non si beve in trasmissione, questo volevo fare il brindisi con te, ma non so che roba è. Ma me lo dovevi dire, mi organizzavo. Lo faremo in separata sede. Va bene, accetto. Va bene, va bene. Senti. Detto questo, voi avete avuto, come tutte le sale teatrali d'Italia, delle difficoltà nel periodo, però vi siete ripresi abbastanza. Poi, a dire il vero, se non sbaglio, tu puoi anche dire stai sbagliando, mi sembra che dei 2500 teatri della città, questo è l'unico che è aperto ed efficiente. Sì, sì. Assolutamente, 365 giorni all'anno. Perché avete anche i laboratori, poi fate la scuola. Sì, i laboratori che sono in atto anche adesso. Infatti mi scuso se sentite qualche rumore, ma abbiamo gli ospiti, i nostri allievi che si stanno preparando. Ma guarda che sì. non può che farci piacere, perché Lab TV, proprio il nome, nasce da laboratorio. Anche questo è un grande laboratorio. Infatti. Ci proviamo, ma non c'è nulla da fare. Noi siamo questi, voi migliorate. Noi no, noi possiamo solo peggiorare. Senti, torniamo sì. un attimo alla tua professione. Sì. Fare l'esperta di comunicazione in una città come la nostra. Premetto una cosa, che dato che ci vediamo in tutta la Campania e non solo, io invito tutti coloro i quali volessero vedere un po' di bel teatro a venire a Benevento, vedono una bella città. Più o meno bellissima, per me sempre bellissima, poi di sera, sai, alcune cosine non si vedono, quindi bellissima città, sì, sì. E vengono al Mulino Pacifico, che poi avete veramente sistemato per bene, quindi la giornata è sempre la stessa? Ci tengo a sottolinearlo. La giornata è sempre la stessa? Per gli spettacoli? Tendenzialmente il venerdì. Va bene, va bene. Allora diciamo venerdì sera al Mulino Pacifico di Benevento. Sì. Detto questo, ritorniamo alla tua professione. Che sì. rapporto hai con la stampa? Non ti sente nessuno? Sii libera. Allora, non è facile, devo dirti, soprattutto all'inizio, e tuttora accade, che il ruolo dell'ufficio stampa non venga rispettato. Che cosa vuol dire? Vuol dire che molto spesso i giornalisti non intendono interfacciarsi con questa figura e preferiscono agire liberamente. Quindi è capitato spesso che uscissero delle notizie prima del tempo, perché magari lo avevano percepito in altro modo, così come è capitato, insomma, che
che scrivessero qualcosa di non appropriato, di non esatto, e questo è un po' un peccato, un po' come la collega che ha parlato prima nel video. Anch'io ormai svolgo questa professione da 12 anni, anche se sembro giovanissima. Però no, tu sei giovanissima, dai, non scherziamo. Quanti anni mi dai, Nazareno? Ti darei l'ergastolo, ma non posso, quindi... No, no, sei giovane, stai parlando con Ciro... Sai perché Ciro mi hanno oscurato? Ah, ecco, appena ho detto Ciro mi oscurano. Va bene. E quindi diciamo non c'è proprio facilità di rapporto. Che non sempre insomma. È facile avere un dialogo. Quando c'è è bello e dà dei bei frutti. Quando non c'è ci si rimane male, però insomma. Ormai ci ho fatto l'abitudine, quindi il dispiacere chiaramente è più affrontabile. Va bene, va bene. Allora io ti ringrazio, sai, questa trasmissione è caratterizzata da una sorta di schizofrenia veloce, dobbiamo andare di fretta perché dobbiamo stare nella mezz'ora. Io ti ringrazio e così come per gli 81 personaggi, persone, amici, artisti della passata edizione, ti invito sin d'ora, quando inizierà una possibilità di contatto maggiore, a venire nei nostri studi, ripeteremo l'incontro, non sulle stesse tematiche, e staremo guardandoci negli occhi. Guarda, questo è il mio gallo. E facciamo il brindisi. Questo è il mio gallo, lo vedi? Sì, benissimo. L'hai visto che c'ha anche... Vabbè, lasciamo stare, perché come me, insomma, si sono un po' gonfiate. Vabbè, lasciamo. Ah, sì, ok, ecco, l'hai visto, sono gialle perché si devono vedere anche di notte. Si okay. Vedono bene, ecco qua. Salutami tutti, grazie, grazie. E ci risentiamo a breve. Grazie a mille. A presto. Ciao Celeste. Celeste Ciao. Mervoglino, responsabile comunicazione della Solot. Come vedete, insomma, le cose si sono messe in un certo modo, si respira un'aria nuova, dicevamo ne usciremo migliorati, ma siamo davvero migliorati? Ma diciamoci la verità, io girando un po' per le città d'Italia vedo una certa tristezza, forse sarà un'impressione mia, locali chiusi, anche quando c'è qualche capannello, si parla solo di una cosa, tranne nei giorni dell'elezione del Presidente e un po' di Sanremo, si parla del Covid. Ora che finirà il Covid, di cosa parleremo? Non lo so. Veramente è un grande dubbio. Io penso che noi dovremmo comprendere di più quanto è bello parlare di tutto e soprattutto parlare in libertà. Torniamo a noi, ci dirigiamo verso... la fine della trasmissione, perché non vi sembrerà vero, ma i 30 minuti, 35 massimo, ecco, stanno per scadere. Allora, vi faccio vedere chi sarà l'ospite forse della prossima settimana. Un nostro caro amico che si definisce, per rimanere nel tema che abbiamo scelto per la puntata, cioè quello del teatro tutto sommato, educatore. Lui è Michele Dotti, che è un piccolo saggio, è un po' come Enzo Gravina, solo che lui abita al nord, quindi ha questa illuminazione nordista, che però gli fa dire delle cose intelligenti e simpatiche. E a proposito di questo, sentiamo la sua pillola. Spesso usiamo l'espressione spostarci in auto, quasi illudendoci che sia l'automobile a spostare noi. Io ho dei seri dubbi al riguardo, perché in realtà un'automobile media pesa 1,5 tonnellate, cioè circa 20 volte il peso di una persona, stimando 75 kg. Cioè, adesso nel mio caso ci metterei la firma per essere 75 kg, ma a parte questo, comunque più o meno ci siamo capiti. Ecco, quindi in realtà noi stiamo per esempio spendendo l'energia, il carburante, quindi anche i nostri soldi di conseguenza. Ecco, tanto per capirci, quando andiamo a mettere 50 euro di benzina dal distributore, ecco, 47,60 servono per pagare lo spostamento della nostra automobile, mentre soltanto 2,40 euro servono per pagare il nostro spostamento. Quindi in realtà siamo noi che stiamo offrendo un passaggio all'auto, e quella cosa non ha molto senso, devo dire. Ecco, un poco cambia con gli altri mezzi, è diverso chiaramente se avete la bici elettrica o non, diverso il monopattino, anche i mezzi pubblici. Allora, i mezzi pubblici ovviamente pesano un poco di più, ma vanno spalmati su un numero molto maggiore di persone, quindi di nuovo si abbassa un pochettino l'impatto, no? Ambientale, ma anche economico. Ecco, lo stesso per il monopattino, che il monopattino pesa in media 12 kg, quindi oltre 100 volte meno della nostra automobile e circa 6 volte meno del nostro corpo.
Ecco perché ha una percorrenza così lunga, un costo così basso. Voi pensate che con un euro un monopattino può percorrere fino a 500 chilometri. Quindi, non so, i nostri 50 euro arrivano a offrirci quante migliaia, 2500 chilometri. Insomma, ecco, allora la cosa diventa interessante, perché normalmente noi stiamo consumando il nostro tempo, che serve per guadagnare i soldi, diciamo, l'energia, e per spostare la carrozzeria, per spostare il motore, e quindi è assurdo, insomma non ha senso che siamo noi a spostare l'auto, dovrebbe essere lei a spostare noi. Ora io non sto dicendo di stare senza auto, non sono un talebano di quelli che gira soltanto a piedi, però devo dire, riflettiamoci un attimo, cioè, ha senso per esempio prenderla per tratte minuscole? Vedo gente che prende l'auto per fare 500 metri in città, francamente in quei casi neanche la bici va bene a piedi, se non abbiamo un pacco pesante da spostare, se non piove, non abbiamo valigie, valutiamo anche nell'andare a piedi o in bici. Tra l'altro è dimostrato che in città per percorsi fino a 5 km la bicicletta arriva prima dell'auto, quindi veramente non solo per gli aspetti legati all'ambiente e alla salute, ma anche per un risparmio per la nostra qualità di vita, il tempo libero che possiamo dedicare ai figli, all'arte, all'amore, alla fantasia, a tutte le bellezze della vita. Facciamoci un pensierino e cerchiamo di scegliere in modo poco poco ragionevole. Grazie e alla prossima. Ringraziamo Michele, speriamo che sarà ospite della nostra prossima puntata, e l'ultima riflessione la facciamo proprio su quello che accade per quanto riguarda le energie. Sappiamo tutti che stanno arrivando delle mazzate tremende per quanto riguarda le bollette. Allora io mi chiedo, così come si poteva votare alla prima votazione tutti d'accordo, tranne un partito che ha deciso di stare all'opposizione, ma visto che erano tutti d'accordo, stanno tutti sulla stessa barca, votavano Mattarella e non perdavamo tempo. Così sappiamo da anni che c'è un problema legato all'energia. Ora, perché dobbiamo pagare sempre noi cittadini quello che accade? Perché non facciamo in modo da distribuire un poco le energie, per la verità, e non solo le energie? C'è troppa voglia di restare ancorati su certe poltroncine, non è demagogia, ma sicuramente fa piacere prendersi i 10.000 euro al mese o prendersi la pensione a vita, direte voi, ma questo vale per tutti i parlamenti del mondo. Esatto, non capisco perché però non bisogna lavorare in anticipo, programmando, nessuno vuole programmare, bisogna sempre correre. A buon intenditor, poche parole. Detto questo, io chiudo con un'altra frase di Gravinando, o meglio, un'altra frase del santone giallorosso Enzo Gravina. Vediamo questa. Giocare a carte scoperte non procura né utile né piacere. Infatti, io gioco sempre a carte scoperte, né utile né piacere. Solamente una cosa sento addosso a me, proprio mi prende quando si avvicina la fine di un programma. Sento dei brividi. Che vi ricorda questo? Sono uscito ieri sera con te, eri molto dolorante. Mi hai detto l'influenza, non vedi che mi bruciano i miei occhi. La mia paura cos'è? Non voglio che ora mi tocchi. Dai, stai lontano da me. Giuro ti ammazzo di botte. Dai, voglio scappare da qui. Questo è il Covid. Sono tutto brividi. Non voglio io deprimermi. Me farà quarantena come a dicembre. Il prezzo del tampone, arrivo alle stelle. Ma non vorrei che fumezia, o forse me, nonna Maria Pia. E mi vorrei scusare per questa febbre, e mi vengono i brividi, brividi, brividi. No, il tampone è positivo, no. Questa è colpa di me cugino, no. Forse le mie sorelle, ora mi chiudo in camera e no, ho fatto anche un triangolo e sì, c'era tuo frate Angelo e... Un triangolo, un triangolo. Allora i brividi, questi sono i nostri brividi. Era tutto già scritto all'European Festival International di Torino. Chi poteva andare? Poteva andare mai il buon
Morandi, anche l'ottima Elisa, ci voleva un tocco internazionale, European, i Maneskin, vabbè. Lasciamo perdere, saranno illazioni, le voglio fare. Intanto vi ricordo che le repliche di questo programma ci saranno stasera alle 20, domani alle 13.30, per poi esserci un numero imprecisato di volte, ogni volta che c'è un buco infileranno me. Allora, vi ricordo anche che da stasera è ripreso l'Orlando Curioso, il 379-1482-284 è a vostra disposizione per scriverci, per mandarci WhatsApp, per fare quello che volete, vi aspetto, abbiamo una settimana di tempo e finiamo proprio come abbiamo iniziato, dedicando questo brano già utilizzato in Rosso e Nero, ma attualissimo, al nostro nuovissimo Presidente della Repubblica. Ci vediamo martedì prossimo. Non capisco perché tutti quanti continuano stramaledettamente a votare Mattarella. No, no, non è bella. Io volevo andarmene in pensione a guardar cantieri alla stazione, ma alla fine della votazione ho tirato giù bel bestemmione. Non capisco perché tutti quanti continuano insistentemente a votare Mattarella. Oh, oh, ok, ella. Giorni di paduni e batti cuore senza mai trovare un successore, ve lo dico con educato, mi avete rotto l'organo riproduttore. Ok, per chiudere mi dicono di mantenere una vecchia tradizione. Alla fine di ogni puntata noi mandiamo a quel paese qualcuno. Quel paese non è la Grecia che amiamo tantissimo, è quel paese lì. Allora io penso che questa prima trasmissione la dobbiamo dedicare a tutti, dobbiamo mandare a quel paese tutti quelli che ci fanno perdere tempo, che ci hanno messo solo paura addosso, che ancora non ci hanno fatto capire bene se dopo il virus, la pandemia, arriverà qualcosa di brutto nelle nostre tasche. Lo diciamo dalla prima edizione, lo dicono in molti, alcuni hanno già abbassato le serrande. Non sono drammatico, è la realtà, basta fare, ripeto, un giro per le grandi città. Allora riflettiamo, cerchiamo le soluzioni. Ora c'è il PNRR. Chi ci assicura che non ci saranno le mani delle mafie a gestire alcune cose? Saranno tracciati questi fondi? Verifichiamo queste cose in tutte le città d'Italia, compreso nella nostra. Io sono sicuro che si farà del tutto perché questo non accada, ci mancherebbe. Però bisogna stare con gli occhi ben aperti. E poi i falsi profeti, quelli che ci hanno detto che saremmo morti tutti prima o poi. Forse avverrà, anzi è certo che avverrà, però lasciateci morire in tranquillità. Non ci basta ora, siamo veramente un po' stanchi. Quindi speriamo di riaprire le porte alla vita normale e facciamo in modo che questo periodo rimanga un brutto ricordo, una sorta di guerra che non avremmo mai voluto vivere e quindi detestiamo chi la guerra in questo momento la vorrebbe fare davvero. Vi saluto davvero ora, ci vediamo martedì prossimo. Mandate a quel paese chi volete, sono pure incazzato. Alla vostra! Thank you.